taglia molto molto bene, anche sui mais allettati che in genere fa un po' più fatica a tagliare, questa macchina lo taglia bene, vedi proprio il taglio netto perfetto. Punti di forza: 1. La produttività della macchina, 2. L'affidabilità della macchina e 3. I consumi ridotti rispetto ai marchi che abbiamo provato in precedenza. Sì, ho usato altre trince in passato di altre marche, però devo dire che questa macchina ha delle cose in più, ha più sterzo, ha una maneggevolezza migliore, visibilità migliore, ma è una bella macchina. Stiamo lavorando con una barra, con una testata New Holland 12 file, la macchina si comporta molto bene, la barra alimenta la macchina molto bene. Noi abbiamo intrapreso la strada del gruppo New Holland come trincia e allo stesso tempo con Temporin, in quanto abbiamo riconosciuto nella figura di Agri McLamy punto di assistenza fondamentale. Abbiamo acquistato New Holland, una FR, e l'abbiamo acquistata a agosto qua per la campagna del mais. Con Agri McLamy avevamo avuto in precedenza una macchina a noleggio, un FR 850. Il punto di forza di Agri Mac è stato che abbiamo avuto un problema alle 7:30 alla sera. Nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, il meccanico loro ci ha dato la soluzione al problema che avevamo. La velocità e la puntualità nell'assistenza, i terzisti, adesso come adesso, devono tenere molto in considerazione, anche perché il cantiere di trinciatura è un cantiere che impiega, oltre alla trincia, altri 4-5 mezzi di trasporto più una macchina che stiva l'insilato in trincea, quindi è un cantiere che dal punto di vista dei costi è molto elevato, e quindi i tempi morti di conseguenza sono negativi per chi conduce l'azienda. Sono Cristiano Campagnolo, rappresento la ditta Lavorazione Agricola Campagnolo Cristiano EC SNC, di cui siamo io, mio fratello e mio cugino i conduttori dell'azienda, assieme ad altri nostri 10 dipendenti. L'azienda si occupa della lavorazione dei terreni di vario genere e in più la trinciatura e l'ammasso delle biomasse vegetali, sia insilati di mais e sia insilati di frumento.